Allora, complimenti per questa vittoria, vittoria arrivata nel finale in una partita equilibrata, complicata, bruttina da vedere, però poi magari l'esperienza di Gobbato ha giocato nel finale. Diciamo che sapevamo di incontrare una squadra che stava bene, i 17 punti che hanno lo dimostrano tutti, anche se avevano delle defezioni, però ha giocato meglio di noi sicuramente dal punto di vista del fraseggio, della gestione della palla. Noi, avendo una punta così esperta, abbiamo scelto un po' di andare sul lungo oggi, a differenza della settimana scorsa che con Conegliano abbiamo aspettato come oggi il QDP ci ha aspettato. Non sono state tante, dicevamo anche con Binotto, le occasioni create nel primo tempo, quella con Geronazzo e lo stesso Gobbato, poi tanti duelli fisici. Diciamo che è una cosa che ci contraddistingue in questa annata. Davanti noi non siamo, diciamo così, brillanti nelle situazioni di calcio in porta, né di quelle di dribbling. Abbiamo fatto 6 gol, abbiamo preso 6 gol, quindi la nostra forza al momento è il subire poche occasioni. Infatti fanno tutti fatica a calciare contro di noi, ma noi abbiamo davanti purtroppo in questo momento un qualcosa che non sta girando nel modo giusto, dobbiamo lavorare. È un buon periodo per voi, siete una squadra in salute, terza vittoria di fila, state recuperando terreno da quelle davanti, adesso siete a meno 2 proprio dell'Union QDP. Diciamo che a noi interessava un po' accorciare la classifica in modo che tutti quanti poi tentassero di giocare le prossime partite per rimanere lì attaccati al gruppo davanti, che però ha una marcia in più al Pago, Conegliano e Giulia, sono un po' quelle che faranno la corsa per la vittoria del campionato.